I consiglieri collegati da remoto attivassero il video. Francese, Barbieri, Barricchio, Zappio, Micheli, attivate il video.

abbiamo buongiorno allora buongiorno a tutti dove sta la campanella me la prendi un po' questa campanella sta una parte di questa campanella consiglieri prendete posto consiglieri D'abbiamo il big Buongiorno a tutti. Consigliere Zanone, prenda a posto. Comodare il Presidente. Presidente. Presidente, dove si accomoda? Beh. Buongiorno a tutti. Allora, segretario, procediamo con l'appello. Procediamo con l'appello. Mastella Clemente. Assente per il momento. Barbieri Italo. Presente. Capuano Antonio. Presente. Il sindaco sì, presente. <coughs> Delipsis Luca. Eh? Da remoto? Dove sta? Non lo vedo. Era presente è staccato, eh? Vabbè. Eh, eh. De Longis Raffaele. Presente. De Lorenzo Giovanni Presente. De Mercurio Adele Presente. De Stasio Rosa Presente. Parese Francesco Giuseppe Presente. Fioretti Floriana Presente. Francese Mara Presente. Giorgione Gerardo Presente. Assente. Greco Alboino Presente. Guerra Rosario presente Iannelli Loredana presente Lauro Vincenzo Presente Martignetti Alfredo Presente Megna Giovanna assente assente Micheli Angelo presente Mignone Maria Carmela presente Moretti Angelo assente Palladino Marcello, presente. Panunzio Umberto, assente. assente. Parente Renato, presente. Perifano, perifano Luigi Diego, Petrone Luisa, presente. Piccariello Antonio, Piccariello, assente. assente. Piccaluga Luigia, assente. assente. Scarinzi Luigi. Sì. Sguera Vincenzo. Tomacello Annalisa. Presente. Varricchio Maria Letizia. Presente. E Zanone Giovanni. Presente. Ok. Richiamiamo Delipsis Luca. Presente. Bene. Possiamo fare i conti. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20, 20 21, 21 22 23, 23, 23 24, 24 25 26 27 allora 27 presenti e 6 assenti. La seduta è valida. Bene. Presidente? Prego. Chiedo la parola se è consentito per un ricordo del senatore Cosimo Izzo, se mi consente, Prego. e non deve meravigliare che questo ricordo venga una parte eh, politica diversa da quella nella quale ha sempre militato il senatore Izzo. Eh, non è un caso perché Mino Izzo, consentitemi di chiamarlo così, penso che sia stato legato da rapporti di amicizia con tanti di voi. Ha sempre interpretato la politica con un sentimento che non era un sentimento di parte o di fazione, ma in tutti i ruoli in cui è stato chiamato a rappresentare l'elettorato di riferimento, si è sempre distinto per essere stato un uomo delle istituzioni come tale aperto sempre al dialogo, rispettoso delle opinioni altrui e dotato di una sensibilità che gli ha consentito sempre di interpretare la generalità del, del sentimento e dell'opinione pubblica anche della nostra comunità territoriale. E mi piace ricordare anche il profilo dell'imprenditore, Mino Izzo ha eh, ereditato un'attività familiare che ha saputo... Condurre sempre con grande determinazione e qualità imprenditoriale, si è dato alla politica, si è donato alla politica, ha vissuto per la politica e non di politica. E infine credo che vada ricordato il tratto e il garbo umano: gli stessi familiari hanno voluto ricordarlo come l'amico di tutti, credo che non sia stata una scelta casuale ma era la volontà dei familiari di restituire anche a quanti lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene l'immagine non soltanto di una persona per bene, ma anche molto aperta nei rapporti umani. La ringrazio Presidente per avermi consentito questo ricordo e penso che il Consiglio Comunale in considerazione anche della funzione svolta come senatore della Repubblica come consigliere regionale come assessore provinciale sia giusto ricordare la figura di Minoizzo anche in questo consesso, grazie prego grazie signor Presidente mi associo um, alle parole dette dall'avvocato Perifano, sicuramente Minoizzo rimane per tutti noi un amico sincero un amico che uh, lo si trovava sempre disponibile. Eh, I percorsi politici di Mino, parecchi di voi conoscono, eh, siamo stati, eh, abbiamo militato nello stesso, nello stesso partito, siamo stati anche qualche volta avversari, ma Mino era una persona che era sempre presente a ogni, a ogni indicazione che ognuno di noi cercava di avere dalla sua esperienza, prima come, come assessore provinciale, poi come assessore... Regionale con il CCD eh, del sindaco Mastella e poi nelle file di Forza Italia, dove ha ricoperto per tre, tre legislature il eh, posto di senatore. Quindi mi associo con, chiedendo a tutti: minuti di raccoglimento in memoria di, di Minoizzo. Grazie. Va bene, tutti in piedi allora. Prego. Chiedo scusa un attimo, parla il sindaco. Ma ah, il non vista. No, chiedo avevo, no, no Presidente, chiedo scusa, ma andava benissimo il minuto di raccoglimento. Volevo ricordare anch'io, Mino, siamo stati insieme in Consiglio regionale, oltre ad essere confinanti e come territorio, ci siamo veramente stimati e voluti bene. Quindi era solo un pensiero, ma va benissimo il minuto di raccoglimento. Non mi aveva visto, va benissimo così. La ringrazio. Prego, Ma per quanto mi riguarda lo faccio oggi in una veste un po' diversa, cioè nel senso come sindaco della comunità. Eh, chiunque presta servizio per la comunità eh, a volte non riscaldi i cuori nel periodo in cui lo fa. Il viene ricordato, spero il più lontano possibile, insomma, quando è per quello che ha fatto dopo e mai magari il conforto e la solidarietà nel periodo in cui ha espresato. La propria attività di funzione di natura istituzionale. E con Mino ho avuto un lungo periodo di rapporti: ha fatto 14 anni l'assessore provinciale con la mia componente politica sinistra di base, tre anni come è stato ricordato, <ride> con l'assessore regionale ed è stato uno dei pochi assessori regionali della, della città, della provincia di Benevento. E poi dopo abbiamo avuto. Diciamo, diversità di atteggiamenti e di scelte di territori politici, ma ognuno ha esplorato questi territori senza mai mancare diciamo, di un minimo, di un rapporto di lealtà, di collaborazione o anche magari di dissenso, sempre nella fedeltà di rispetto l'uno nei confronti dell'altro. A trovarlo quando era in ospedale stava male. E come dire, ha avuto un lungo travaglio, un lungo percorso, diciamo un po' drammatico dal punto di vista di natura sanitaria. Siamo vicini alla famiglia in questo momento e lo ricordiamo con affetto e partecipiamo a questo minuto di raccoglimento tutti quanti assieme, come è giusto che sia. È partito qua sopra, ho già Allora, passiamo dunque al primo punto all'ordine del giorno. Definizione transattiva giudizio comune Benevento. Sam srl Decreto ingiuntivo al Tribunale di Benevento 1350-2021, giudizio di opposizione numero 899-2022. Approvazione schema transattivo. Riconoscimento debito fuori bilancio. Articolo 194,1, lettera E. Schema di rilevazione della partita debitoria. Prego l'assessore Rosa di illustrare il punto. Prego assessore. Buongiorno a tutti. Signor Sindaco, signor Presidente del Consiglio, colleghi assessori, consiglieri comunali, vi illustro la proposta di delibera a cui si chiede di dare seguito con voto favorevole. Premesso che in data 30 dicembre 2009 la provincia di Benevento ha costituito la Sannio Ambiente e Territorio SRL o SAMTE, Società Totale Partecipazione Pubblica. Affidandole la realizzazione e la gestione di tutte le attività e di tutti i servizi connessi al ciclo integrato dei rifiuti. A seguito del sequestro della discarica di Sant'Arcangelo Trimonte e del successivo duplice incendio dell'impianto Stir di Casalduni, la SAMT ha cessato dall'agosto 2018 il servizio di smaltimento integrato dei rifiuti solidi urbani. In favore dei comuni della provincia di Benevento, limitandosi a condurre la gestione della fase di chiusura post mortem dei siti presenti in provincia di Benevento. Ne è conseguito che il Comune di Benevento e tutti gli altri enti interessati sono stati costretti a rivolgersi alle altre società provinciali della Campania per avere il servizio di smaltimento finale dei rifiuti soliti urbani, con evidente aggravio di oneri di trasporto e altri balzelli locali. La tariffa provinciale di anno in anno fissata dal Presidente della Provincia di Benevento sulla scorta dei costi indicati da Summate si è ridotta significativamente ricalibrandosi sulle sole attività di post-gestione dei predetti siti. Da ultimo la stessa Provincia di Benevento a partire dal 2019 ha ritenuto di ridefinire la tariffa provinciale per capi in luogo della computazione per tonnellate o metri cubi smaltiti quanto dovuto alla SAMTE per l'espletamento delle proprie funzioni, viene a configurarsi come una tariffa fissata annualmente e calibrata in relazione alle previsioni del piano industriale di gestione e definita per abitante. Le attività poste in essere da SAMTE sui diversi siti di propria competenza sono monitoraggio ambientale, nolo a freddo di mezzi meccanici, trattamento di percolato, pulizia e sanificazione, impianti antincendio, manutenzione teli e attività amministrative. La voce di costo di maggiore impegno è costituita dalla gestione e trattamento del percolato. Le predette attività nel corso degli anni sono state poste in essere dalla Samte e non oggetto di contestazione da parte dal com del Comune di Benevento. Sulla complessa vicenda, instauratasi attraverso alcuni motivi di ricorso in sede giudiziale e amministrativa, Fatti propri dal Comune di Benevento, non è in contestazione l'intera attività posta in essere da parte della Sammate, bensì le modalità di calcolo della tariffa stessa. È pendente dinanzi al Consiglio di Stato un ricorso presentato dal Comune di Benevento in appello in relazione alla modalità di applicazione della tariffa da parte di Sammate. Al netto delle impugnative in sede giudiziale. Sammate ha ritenuto richiedere al Tribunale di Benevento ingiunzione di pagamento per il mancato pagamento di varie fatture. Con decreto ingiuntivo 1350-21 del 22 dicembre 2021, il giudice unico del Tribunale di Benevento, dottor Papaleo, ha ingiunto il Comune di Benevento a pagare in favore di Sammate una liquidazione con una somma di euro 1.501.683,67 oltre interessi nonché euro 860 per spese, 5.000 euro per compensi oltre IVA e CPA. A tale partita si deve aggiungere la somma dovuta per l'anno 2021 pari a Euro 425.697,68 per un importo a credito totale di 2.30624,96 comprensivo di IVA in favore di Sammate. Ai fini della definizione del giudizio, le parti sono addivenute ad una proposta transattiva che vede di fatto il Comune di Benevento provvedere al pagamento della sola sorta capitale relativa alle tariffe di cui alle fatture oggetto di procedure, nonché della tariffa relativa all'anno 2021 per un importo complessivo IVA inclusa di 1.875.189,63. Di contro la SAMMATE rinuncia al pagamento degli interessi moratori, che a oggi ammontano a 113.222,83, mentre per la fattura numero 702 del 14 dicembre 2018, avente come descrizione calcolo interessi di mora periodo 2010-2017, per euro 222.633,50 oltre IVA si provvederà ad inoltrare richiesta formale all'OSL, rinunciando così anche alla quota di interessi non di competenza di OSL. Si accolla infine onorari e spese legali del proprio difensore. Il dirigente del settore e economi gestione economica comunicava la disponibilità di 2.30.624,96 sull'esercizio relativo al bilancio 2022 costituita da 757.472,47. riferita ai relativi residui negli anni 2017-2021. E 1.273.152.49 suddivise in tre annualità, 606.486.49 per l'anno 2022 e 333.333 .333 per l'anno 2023-2024. Su tale proposta transattiva si acquisiva apposito parere legale da parte dell'avvocato Abbamonte difensore del Comune di Benevento con il quale si riteneva condivisibile e vantaggiosa per l'ente l'ipotesi di transazione del contenzioso tra il Comune di Benevento e la Sam srl veniva acquisito altresì parere del collegio dei revisori che esprimeva sia la regolarità tecnica che contabile della sua sposta procedura. Pertanto, ai fini dell'esecuzione della predetta transazione, relativamente a 1.117.717,16, che è determinato dalla differenza tra l'importo complessivo della transazione, che ammonta a 1.875.189,63, e le somme correttamente impegnate negli esercizi 2017-2021, è necessario procedere al preventivo riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 lettera E del TUEL, così come anche evidenziato dal parere del Segretario generale, e pertanto il Consiglio Comunale deve procedere alla relativa adozione della presente deliberazione ai fini del riconoscimento della liquidazione delle somme dovute. Con riferimento alla sussistenza del credito, come si evince dagli scritti difensivi articolati dal Comune di Benevento, non si mette in discussione l'effettuazione della prestazione, bensì i soli parametri posti alla base del calcolo della tariffa per ciascuna annualità. Pertanto, la fattispecie della lettera E viene a configurarsi nella misura in cui di trattasi di acquisizione di beni e servizi a fronte di un piano tariffario dovuto alla Samte rispletamento di pubbliche funzioni e servizi di propria competenza. Ne consegue utilità e arricchimento dell'ente in virtù della natura delle prestazioni svolte da Samate connesse alla chiusura del ciclo dei rifiuti. Il detto riconoscimento consente all'amministrazione comunale di accedere all'atto transattivo risolutivo del procedimento giudiziario in corso, determinando favorevoli condizioni di pagamento della sola sorta capitale in quattro rate spalmate su tre annualità. Il risparmio in relazione alla rinuncia da parte di Samte al pagamento delle spese legali della quota di interessi ad oggi maturata dalla domanda giudiziaria pari a 113.222,83 il risparmio in relazione alla rinuncia da parte di Sammate al pagamento della quota parte della fattura 702 del 14 dicembre 2018 relativa al calcolo degli interessi di mora non ricadente nella gestione OSL. In relazione a quanto esposto, chiedesi all'illustre Consiglio di votare parere favorevole alla sua esposta proposta di delibera. Tanto si doveva. Grazie, Grazie Assessore Rosso. Prego consigliere Sguera. Grazie presidente, saluto tutti. E eh, però sono costretto comunque a chiedere ulteriori chiarimenti che non abbiamo avuto in commissione, visti i tempi eh, ristretti con i quali si è affrontata la questione eh, Samte. Ora faccio una premessa, siamo tutti d'accordo che eh, la Summit è giusto che eh, ritorni in bonus è una uh, società che sicuramente avrà un ruolo determinante nel ciclo rifiuti, anche per il risparmio che ne avranno tutti i cittadini, su questo non c'è nessun dubbio, come nessun dubbio c'è che abbiamo un provvedimento giudiziario che, eh, in cui è stato ingiunto al Comune di Benevento di pagare 1.500.000 euro. Quindi partendo da queste premesse e questi presupposti, ripeto, poiché in tempi ristrettissimi nella commissione Uh, che è stata sempre egregiamente presieduta da Annalisa Tomacillo, noi non abbiamo avuto dei chiarimenti che ho più volte richiesto, che abbiamo più volte richiesto. Allora, innanzitutto, io non so neanche a chi rivolgermi: nel senso che ho fatto le domande al dottore Ambrosio, il quale mi ha detto di parlare con il dirigente ambiente. però il dirigente dell'ambiente mi ha detto che sostanzialmente è intervenuto in un momento successivo. Quindi io pongo delle domande, poi voglio uh, capire anche chi mi dovrà rispondere. Innanzitutto, ancora oggi chiedo. Se nella tariffa Tari che è stata inviata agli utenti, ovviamente con riferimento 2017-2021, era già stato previsto il costo del segmento provinciale del ciclo rifiuti attinenti alle attività gestionali effettuate dalla SAMPE. Quindi questo è il primo quesito che io pongo all'attenzione del, penso la dottoressa Serluca, forse è la persona più adatta che può rispondermi su questo punto. Perché se la risposta è positiva, quindi se già era inserita questa tariffa. Chiedo eh, perché dove sono state accantonate queste somme e soprattutto perché non sono state pagate e riversate nei tempi e nei termini previsti. Quindi, perché poi si è arrivato a dover fare una transazione con la, TAM, con la SAM? Ovviamente, attendo prima la risposta perché se la risposta è negativa, pongo un altro quesito. Quindi, se la dottoressa Serluca mi dà una risposta in tal senso, poi proseguo nell'intervento. Prego, assessore. Eh, sì, eh, allora per quanto riguarda. Le somme appostate in bilancio nella delibera, così come nel parere dei revisori e nel parere del dottor Ambrosio, è fatto riferimento alle somme necessarie per il pagamento che sono delle somme a residuo, quindi vuol dire che sono già inserite in bilancio e quindi erano state appostate debitamente nella parte, eh, diciamo, dei piani finanziari. Eh, mi preme sottolineare che eh, in realtà, come ha anche già accennato eh, l'assessore Rosa e anche la Premessa che doverosamente ha fatto lei: quello che era in contestazione era la modalità di calcolo, diciamo, adottata dalla provincia per quanto riguarda il segmento da pagare alla Samte. Quindi, questo è il motivo per cui poi non abbiamo pagato, e quindi quelle somme sono rimaste a residuo. Nell'anno 2022 invece è stato pagato direttamente quello che stato... nell'anno 2022, proprio perché c'era la transazione in atto, proprio perché. Eh, ripeto, facendo anche riferimento alle premesse che lei giustamente ha fatto, quindi che è necessario che la SAM te ritorni in bonus perché sono insostenibili i costi per andare a sversare i rifiuti nelle altre province, sia come costi di trasporto sia come costi che appunto le altre province ci fanno pagare essendo fuori provincia. Quindi la necessità di eh, rimettere e eh, di chiudere il ciclo dei rifiuti e quindi dare la possibilità alla Samte di, eh, di riaprire e quindi darci la possibilità di andare a sversare, per l'anno 2022 abbiamo ritenuto, proprio perché c'era già in essere questa ipotesi di transazione e quindi di definizione della situazione pregressa, abbiamo appunto eh, accantonato nel piano economico finanziario e pagato. Direttamente, quindi negli anni pregressi non era in contestazione l'AN ma il quantum sostanzialmente. Uh, vado uh, oltre perché ovviamente i dubbi eh, sono legittimi e più di un consigliere li aveva in commissione, poi molti hanno per loro fortuna, come dire, avuto modo di chiarire tutto, a me qualche dubbio resta ancora come con riferimento alla proposta di delibera eh, prima si è discusso se si trattasse di lettera A o di lettera E anche in commissione abbiamo sostenuto che secondo noi era più pertinente la lettera E rispetto alla lettera A perché non c'era una sentenza passata in giudicata e poi il decreto ingiuntivo eh, era stato nel frattempo eh, opposto ma anche con riferimento alla lettera E io ho delle eh, perplessità perché si è parlato e giustamente nella relazione anche che ho ascoltato prima dall'assessore Rosa eh, si è parlato di un'utilità di un arricchimento per l'ente così come previsto al 194 alla lettera, alla lettera E però sul, nella proposta di delibera non è scritto nulla in tal senso nel senso che nella proposta di delibera che a mio avviso andrebbe emendata per questo perché andrebbe posto all'interno nella parte emotiva della proposta di delibera qual è l'utilità in maniera molto sintetica e schematica ha parlato del percolato, dei teli, del, del nuovo affreddo delle macchine, non c'è dubbio, l'ho letto anche nella relazione che proviene dall'ufficio ambiente inviata al segretario generale, ma nel corpo della delibera tutto questo non è detto, non viene specificato, non viene minimamente menzionato ed è un elemento, a mio avviso, non di poco conto, è un elemento essenziale, anche perché c'è una netta differenza tra la lettera A che è un atto dovuto per i consiglieri, i quali prendono atto di una sentenza e poi c'è il problema di riequilibrare come dire il bilancio, la lettera E diventa invece un momento discrezionale che viene dato all'organo consiliare la valutazione se votare il debito fuori bilancio oppure no, ma ritengo che nel corpo di questa delibera non ci sia neppure una parola con riferimento all'arricchimento no, alla, all e all'utilità dell'ente. Ora... Dico questo anche perché nella opposizione al decreto ingiuntivo dell'avvocato Abamonte, noi cioè, leggiamo innanzitutto che lui oppone, si oppone al decreto ingiuntivo per una marea di ragioni, parlando anche di un'inesistenza del servizio e parlando anche che dal suo punto di vista, nel caso di specie, neppure può essere fatto ricorso al debito fuori bilancio perché eh, i costi completamente estranei alle ipotesi dell'articolo 194 del TUEL, anche perché costituenti un'obbligazione ben nota all'ente sin dall'anno precedente. Allora, poiché i consiglieri dovranno votare eh, la lettera E con riferimento eventualmente all'utilitario all arricchimento, a in un concesso che possiamo far rientrare questa ipotesi nell'ambito del, eh, della lettera E, ritengo che la, questo lo dico ovviamente... Per gli amici consiglieri soprattutto di maggioranza debba essere integrata attraverso questa specifica motivazione che non può essere rimessa in maniera così vaga e generica alle valutazioni e alla lettura che ha fatto prima l'assessore all'ambiente uh, all richiamando il mo monitoraggio ambientale non l'affreddo dei mezzi trattamento del percolato pulizia impianti antigenti attività amministrative eccetera ma occorre che vi sia una ragione, una motivazione ben più pregnante, ben più specifica che faccia comprendere qual è l'utilità e l'arricchimento proprio in termini economici e di benefici per l'ente. Tutto questo nella delibera non c'è. Quindi è un consiglio che io do di emendare la proposta di delibera e di inserire questo specifico riferimento per poi eventualmente far ricorso al 190 Luigi. Scusami un attimo perché se no non riesco al 194 lettera. Eh, L'ultima questione che, eh, dalla quale poi vorrei avere delle spiegazioni è la seguente. Quindi noi abbiamo un decreto ingiuntivo per 1.500.000 euro. Nella proposta di delibera trovo allegato l'indicazione eh, che dà il dottore Ambrosio circa. Uh, diciamo la disponibilità economica per l'anno 2022 del comune pari a circa 1.364.000 in cui trovo dei residui 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 e poi avanzo applicato per 606.000 euro quindi abbiamo un importo una disponibilità per l'anno 2022 di 1.364.000 euro ora chiedo visto che il decreto ingiuntivo è di 1.500.000 euro e visto che 220.000 euro sono di competenza osla noi abbiamo al momento una disponibilità economica per pagare il decreto ingiuntivo pieno senza ricorrere a un debito fuori bilancio, un riconoscimento di debito fuori bilancio esatto. è una domanda che io pongo. Abbiamo poi una differenza di 464 mila euro che noi pure abbiamo già inglobato nella transazione che riguarda però una messa in bora per l'anno 2021 che potrebbe essere tranquillamente, come dire di cui potremmo tranquillamente occuparcene successivamente, perché per fortuna al momento c'è soltanto una lettera di messa in mora, non, non abbiamo un provvedimento giudiziario, quindi un argomento che potrebbe essere spostato anche nell'anno 2023 e con maggiore calma, maggiore come dire, eh, cognizione di causa da parte di ciascuno di noi si può affrontare questo ulteriore debito, visto che la Summit non è... Presieduta o rappresentata da soggetti nemici a questa amministrazione, ma in effetti sono interlocutori con i quali si può parlare e ragionare in ogni momento, ma il dato che io eh, ho desunto dagli atti che mi sono stati dati è che noi al momento abbiamo una disponibilità economica per pagare il decreto ingiuntivo al netto della somma di competenza OSL. Quindi in effetti chiedo perché non si provvede a pagare il dovuto al decreto ingiuntivo. E chiudo argomentando anche che. A mio avviso l'avvocato Catalana aveva dato un'indicazione precisa che sarebbe stato meglio per i consiglieri eh, avere una lettera A. È vero che non la possiamo avere perché c'è un'opposizione, ma perché ci siamo opposti? Oppure perché non rinunciamo all'opposizione, visto e non concesso che abbiamo riconosciuto questo debito, e visto che anche a tutela dei consiglieri di maggioranza che voteranno questa transazione, noi abbiamo in quel caso, in mancanza di opposizione, un titolo. Che è equiparabile a una sentenza definitiva, in quel caso è un atto dovuto il pagamento e il riequilibrio, poi nel bilancio. Quindi, sarebbe stato auspicabile rinunciare all'opposizione. Senza aspettare i rinvii che ci sono stati, e quindi provvedere in tal senso in quest'altro modo al pagamento facendolo rientrare la lettera. Quindi sono una serie di domande che avrei voluto fare in commissione, però, come al solito, e questa è una critica che faccio: siamo costretti noi consiglieri a doverci arrabattare in pochissime sedute al ridosso del Consiglio Comunale per guardare una marea di carte, di atti che necessiterebbero invece di una maggiore cautela e una maggiore eh, cognizione. Si tenga conto che il parere di Abamonte del luglio del 2022, noi siamo arrivati a dicembre, in tre sedute soltanto in commissione, abbiamo dovuto poi prendere visione di tutti questi atti e per poi farci un'idea una, uh, un e una convinzione. Quindi chiedo che mi vengano date delle su questi temi che ho posto e in particolare sulle risorse dell'ente nell'anno 2022 che sono idonei e sufficienti per pagare il decreto ingiuntivo. Quindi questa è una questione alla quale vorrei. E poi se è possibile anche emendare, se si vuole mantenere questa lettera A, emendare la proposta di delibera inserendo l'utilità e l'arricchimento dell'ente, spiegando in maniera anche in termini economici, e di benefici in maniera precisa e puntuale, questo che è appunto previsto dall'articolo, dalla 194 alla lettera E. Grazie. Grazie consigliere Sguera. Prego, signor Rossi, Solo un chiarimento eh, al consigliere Sguera. In merito all'arricchimento all della proposta di delibera, per quanto riguarda ciò che... Eh, perché fare questa transazione in questo modo e perché conviene all'ente comune, è eh, scritto nella relazione eh, che il dirigente per l'ingiere ha inviato al segretario Feola che è anche allegato alla proposta di delibera e tutti i vantaggi potete leggerli alla pagina numero 5 della sua esposta relazione. A, a mio avviso va inserita... Che anche allegata. No, io so tutto, ma il mio avviso va inserito proprio nella proposta di delibera. E in maniera molto più precisa e puntuale e non in maniera sintetica e schematica come dice il dirigente Alamiri. Questo è il tema. Grazie. Assessore Sir Luca, prego. Sì, solo per fare qualche ulteriore precisazione rispetto appunto alle somme. Per quanto riguarda il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, anche diciamo, la, così come anche per i debiti fuori bilancio che faremo dopo, eh, in realtà il, ehm, la necessità, ecco, di ricorrere alla delibera di consiglio per eh, riportare appunto nella nell'alveo della, della eh, norma e quindi della contabilità pubblica, si ricorre al debito fuori bilancio anche quando, eh, voglio dire, è condizione imprescindibile che ci siano le somme, che l'enti trovi le somme per pagare questo, questo debito, anche quando la procedura non è stata esattamente eseguita. Che cosa significa? Significa che noi avremmo dovuto, appunto, secondo le regole contabili, pagare le somme negli anni precedenti. Quindi anche quando vi è una violazione dell'articolo 191, quindi della corretta procedura per espletare le spese, è necessario che il Consiglio Comunale appunto deliberi un riconoscimento di debito fuori bilancio, che non si può portare proprio in Consiglio se non ha la provvista economica in bilancio, così come anche tutti gli altri debiti che verificheremo dopo. Il vantaggio della, eh, della, della transazione è la ripartizione in tre anni quindi della, eh, del dovuto alla Samte che come sappiamo tutti nasce da una previsione normativa in base alla quale la provincia fa una delibera in cui individua qual è la somma da eh, dover ehm, corrispondere alla SAMTE. Quindi il fondamento e per eh, il riconoscimento in questo caso è proprio nella delibera che la provincia fa di, appunto, di, ehm, con cui chiede ai comuni di la quota eh, per, eh, per la SAMTE. Quindi il riconoscimento del debito va fatto in, in, questo, in questo senso e per, grazie, grazie a questa eh, diciamo ripartizione abbiamo diviso le somme nei tre anni del bilancio 22, 23 e 24. Per chiudere tutta la partita debitoria e avendo come vantaggio anche la riduzione del, eh, degli interessi che invece erano appunto dovuti senza aspettare appunto il, il, il decreto ingiuntivo che sicuramente avrebbe ehm, in qualche modo anche condannato lento al pagare quest, questi interessi, quindi tutti. E invece in questo modo abbiamo ripartito le somme appostate nel bilancio 22, 23, e 24 secondo appunto le disponibilità già nel momento in cui abbiamo fatto. Eh, il bilancio. Non so se sono stata sufficientemente chiara. Grazie assessore. Ci sono altri interventi? Prego consigliere Stazio. Allora, nell'associarmi integralmente a tutte le osservazioni esposte in modo eh, peraltro chiarissimo dal collega eh, consigliere Sguera, eh, io ho il dovere di sottolineare, non perché consigliere di opposizione, ma perché consigliere comunale, ciò di cui abbiamo parlato anche con il Presidente del Consiglio. Eh, ricordiamo, mi sembra di vedere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, che il parere dei Revisori dei Conti su questa delibera di Consiglio è arrivato tre minuti prima, dico tre minuti prima della seduta della commissione bilancio appositamente convocata e rinviata da tre giorni. Ora, il parere dell'avvocato Abamonte del luglio del 2022. Eh, alla udienza in tribunale è stato chiesto rinvio in vista della transazione. C'è cioè proprio questo tipo di motivazione. Allora io devo purtroppo sottolineare ancora una volta che non è possibile continuare con questo andazzo, cioè arrivare a discutere e a studiare una delibera che al di là delle responsabilità personali e patrimoniali di chi la vota è in ogni caso un atto importante perché coinvolge dei lavoratori, perché coinvolge la città. Non è possibile arrivare a votare provvedimenti di questo tipo portati nella commissione tre o quattro giorni prima e purtroppo in conferenza capigruppo, come è giusto che sia, praticamente all'ultimo momento. Allora l'invito non è soltanto agli uffici che queste cose debbono farle. Eh, parliamoci chiaro, gli uffici vengono, lavorano, fanno questo lavoro e vengono pagati per questo, ma anche a chi deve dare i pareri. Non è ammissibile che i pareri possano essere dati all'ultimo minuto, peraltro preavvisando che sarebbero, sarebbero arrivati la sera prima. Mi pare che i revisori dei conti siano eh, persone pagate per quello che fanno, per cui laddove non hanno il tempo di farlo, bene, possono operare altre scelte. Questo ovviamente riguarda questa delibera, che è importante, ma riguarda tutti i debiti fuori bilancio. Si comprende l'emergenza, si comprendono gli impegni, si comprende la fine dell'anno, ma qui parliamo di mesi e ovviamente discorso che potrebbe apparire semplice per l'opposizione, non la voto, non sono responsabile, ma è la figura del consigliere comunale che va tutelata. Non è possibile che anche il consigliere comunale di maggioranza debba votare senza averne preso pienamente, consapevolmente, cognizione e provvedimenti, per poi rispondere personalmente come è accaduto in passato, come è accaduto qualche anno fa. In altre consigliature. Per cui l'invito, ovviamente, per quello che mi riguarda e per le motivazioni che non sto a ripetere, mi rendo conto che oggi è il 28 dicembre, è inutile fare discorsi aulici. Ma esattamente per tutte le motivazioni tecniche che ha esposto il consigliere Sguera, ovviamente il mio voto sarà contrario. Ma è un invito affinché si possa lavorare, cioè noi abbiamo voglia di lavorare per la città, però dobbiamo anche essere messi in condizioni, quali consiglieri e quali professionisti, di eh, prendere consapevolmente cognizione di ciò che andiamo a fare. Grazie. Grazie consigliera. Consigliera Megna, prego. Eh, buongiorno a tutti. Eh, preliminarmente volevo ringraziare per il ricordo di mio zio mino, vi mi sono veramente grata per aver dedicato a lui un momento. Non vado oltre perché mi commuovo e non riuscirei a parlare di eh, vicende molto tecniche, impegnative e mi limito eh, esclusivamente a un ringraziamento. Um, per quanto riguarda questa delibera, ad, mi associo alle osservazioni già fatte dagli altri consiglieri, sia sulla tempistica, anzi, a questo proposito devo ringraziare la presidente e i componenti della commissione perché veramente abbiamo fatto l'impossibile e penso che anche il presidente ce lo potrà riconoscere per cercare di arrivare a questa seduta sufficientemente preparati e soprattutto con tutte le carte a posto e seguendo il procedimento, ma abbiamo fatto gli straordinari e siamo stati sottoposti ad una lettura intensa di una marea di documenti assolutamente anche complessi. A tal proposito, eh, consentitemi di fare solo alcuni rilievi. Innanzitutto noi giungiamo oggi con ancora un contrasto irrisolto tra il parere dell'avvocatura che individua questo debito come lettera A e invece la posizione eh, del eh, collegio dei revisori e del eh, dirigente come lettera E, contrasto, tuttora irrisolto. Premesso che personalmente ritengo che eh, la lettera A non possa in alcun modo configurarsi per le ragioni che già sono state espresse, anche sulla lettera E eh, condivido le perplessità già espresse dal consigliere Sguera e in questo ci soccorre molto la densa, articolata e puntuale opposizione che l'Avvocato Abamonte fa ehm, proprio, hm, diciamo, avverso il decreto ingiuntivo di cui oggi si discute, un'opposizione fitta che devo dire nel momento in cui noi abbiamo avuto notizia che la transazione era stata proposta solo alla prima udienza, avevamo immaginato tra di noi prima della lettura che fosse un'opposizione a scopo dilatorio e invece non lo è assolutamente e ci mette credo un po' in difficoltà rispetto alla configurazione del debito come lettera E perché proprio l'avvocato Abamonte evidenzia più e più volte sottolineato in grassetto che questi costi non possono essere riconosciuti come debito fuori bilancio perché sono costi legati a fatture note all'ente, quindi è molto complicato poter ricondurre. Perché certamente la fonte di questa obbligazione non è il decreto ingiuntivo, assolutamente, perché in questo momento il decreto ingiuntivo è opposto. Quindi la fonte delle obbligazioni torna, torna ad essere eh, sicuramente la fattura, le fatture sottostanti al decreto ingiuntivo che in questo momento non ha alcun valore, proprio perché è opposto. E quindi se la fonte delle obbligazioni sono le fatture, noi come facciamo? a configurare questo debito come debito fuori bilancio, visto quanto articolatamente, in maniera molto puntuale, ci dice lo stesso Avvocato Abbamonte. Ancora di più è difficile, come già eh, evidenziava il Consigliere Sguera, è molto difficile configurare, anche se necessario e doveroso per evitare le responsabilità di chi questa delibera approverà, configurare in questo caso quale sia stata l'utilità e l'arricchimento per l'ente, perché proprio il collega Bamonte nelle quasi 40 pagine di opposizione più e più volte rileva che alcuna utilità cioè, può esserci per l'ente proprio perché questo servizio, a causa delle note vicende dello stir e della uh, discarica, sono stati già pagati fuori provincia, quindi il collega parla di eh, costi inopinatamente spalmati pro capite, anche questo è una questione che lui critica moltissimo, ritiene assolutamente illegittima, addirittura, e senza diciamo, tralasciare anche una certa ironia, Dice che il comune sarebbe obbligato a predisporre, a provare un ruolo completamente nuovo, comprensivo di tutti i nominativi, indipendentemente da se eh, le persone siano possessori, detentori o proprietari di immobili. Addirittura il costo si ripartisce sui neonati, e eh, parla di una sorta di tassa di residenza che gli sfortunati, lo dice lui. Gli sfortunati eh, residenti nella provincia di Benevento si troverebbero costretti a pagare. Parla di duplicazione di costi, quindi eh, non mi dilungo perché veramente è eh, una trattazione eh, abbastanza densa. Però davvero io mh, probabilmente non avrò eh, competenze, però non riesco a capire come poi si passi da un parere, tra l'altro emesso a luglio, di convenienza rispetto poi a tutto quanto dedotto ed articolato invece nell'opposizione. Mi resta anche un dubbio, eh, è stato già evidenziato che il parere è di dubbio, ora l'udienza invece, ultima, è di dicembre. Io vorrei chiedere se per caso qualcosa è cambiato, anche perché non è di, di poco conto che il giudice dell'opposizione non riconosce la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo e noi sappiamo benissimo cosa ciò significa? Significa che mancano gli elementi appunto per riconoscere al decreto ingiuntivo la possibilità di diventare titolo esecutivo. Quindi perché il giudice eh, fa questa valutazione? Ritiene forse fondata l'opposizione? Anche la convenienza della transazione è, mh, appare un po' veramente tirata perché lo stesso avvocato Abamonte fa evidenza in maniera Chiedo, veramente, credo condivisibile da tutti che il, gli interessi imputati nel decreto ingiuntivo non sono interessi legali, sono interessi moratori. Ora, quale sarebbe? Lo ha detto l'assessore Ser Luca. Questa è una tassa che ci deriva ex legge, quindi com'è possibile prendere una svista tale e accettare nella transazione che si rinuncia a degli interessi che evidentemente non sono dovuti quelli moratori, proprio perché evidentemente non c'è nessun rapporto contrattuale sottostante. E sempre rispetto alla fattura che riguarda gli interessi, sempre il collega Bamonte evidenzia una prescrizione. In quanto la, gli interessi fanno riferimento a un periodo molto lungo 2010-2017 se non erro, la prima lettera di messa in mora del 2019, quindi andando in ritroso, una parte di questi sono belli che prescritti. Ora mi viene anche un altro dubbio che avrei voluto esporre in commissione, però non c'è stato il tempo. Nel momento in cui noi nello schema di transazione andiamo a dire che vengono rinunciati gli interessi soltanto per quanto riguarda. Di anni di competenza del comune e invece permangono quelli di competenza dell'OSL. Ma se questi poi sono prescritti, che significa che rinunciamo alla prescrizione? E questa è una transazione conveniente? Non lo so, mi rimane il dubbio. Altra questione riguarda, ovviamente, sempre la possibilità di riportare eh, sotto la lettera E il pagamento di questo debito. Ebbene, era necessario e dovuto eliminare dal pagamento le poste che sono state eliminate, non è un favore che ci hanno fatto perché secondo una circolare del Ministero degli Interni 14 novembre 1997, il riferimento proprio ai debiti fuori bilancio lettere, evidenzia che non siano normalmente riconoscibili gli oneri per interessi, le spese giudiziali, la rivalutazione monetaria in generale, maggiori sborsi conseguenti al ritardato pagamento di forniture, in quanto nessuna utilità e arricchimento consegue all'ente, rappresentando questi un ingiustificato danno patrimoniale. Del quale devono rispondere coloro che, con il loro comportamento, lo hanno determinato. Ultima cosa, davvero non ho capito: che concessione ci fa la Sante quando nella transazione? Rinuncia a mettere in esecuzione il decreto ingiuntivo. Questa transazione che viene firmata pendente l'opposizione come può contenere questo tipo di rinuncia? Come può essere eh, messo in esecuzione un decreto ingiuntivo opposto? Altra domanda a cui sinceramente non sono stata in grado di darmi una risposta. Per questo motivo, a prescindere diciamo, dai rapporti sottostanti e dalla eh, dalle condizioni che vivono i lavoratori e le famiglie della SAMTE non possiamo tuttavia esprimere parere favorevole. Grazie consigliera, prego consigliere Capuano. Signor Presidente, grazie. Signor assessori, colleghi consiglieri, io parto dalle premesse del consigliere Sguera che ha fatto una premessa per la verità dove ha spiegato in toto quelle che sono le motivazioni. Per cui una classe dirigente, un'amministrazione responsabile deve affrontare una questione eh, così eh, delicata. è tutto quello che è venuto dopo, credo che lui faccia abilmente il suo mestiere da oppositore cercando di trovare eh, nella parte dei consiglieri che, si devono, che non certamente sono avvocati quelli che possono essere i dubbi su questa delibera. Io credo che i dubbi non ce ne siano anche perché chi parla eh, è già stato come dire, sottoposto a una problematica della Corte dei Conti eh, e su questa questione credo che eh, dopo aver analizzato quelle che sono le questioni di cui stiamo parlando, siano eh, come dire, sicuramente un fatto eh, chiaro e responsabile per affrontare questa, questa problematica. Si tratta di un atto dovuto. Credo che queste somme siano somme che si debbano, in virtù di una legge che consente alle province di applicare una tariffa, che ogni singolo comune deve dare alla SAMTE. Nei 4 anni, 5 anni che non è stato pagato tale servizio, eh, c'è stata sicuramente una questione legata alle tariffe. Però ricordo a me stesso che tutti i comuni, che non hanno corrisposto la somma alla Samte, nel momento in cui si sono opposti, si sono visti eh, comunque rigettare le loro richieste alla, uh, al TAR e tutti sono stati costretti a pagare. Lo stesso Abamonte mi pare che abbia avuto un rigetto al TAR su quello che sono la questione. Quindi significa, significa che il TAR ritiene che queste somme per questo servizio siano dovute. Comunque. Comunque. No, ma la questione è tutta sta tutta nella, nella, eh, nella spiegazione per dare queste, queste somme che sono dovute. Mo trovare vedere, tutto il raggiro per cercare di... Eh, non, non corrispondere a tale somme, credo che sia una questione di poco conto anche perché credo che sia più responsabile più resp ci sono più responsabilità se noi non dovessimo aderire a questa transazione perché ci troveremmo, ci troveremmo a dover far pagare ai cittadini somme più alte perché in attesa che si possa ritornare ad usufruire tutti i servizi della SAM, di noi siamo costretti a portare i rifiuti fuori provincia, dove i, i prezzi mi pare che si duplicano no? e anche le attese che eh, ci, fanno, ci fanno stare negli altri, negli altri siti di stoccaggio portano sicuramente ad un aumento di spese notevole che deve versare poi sui cittadini. Eh, C'è un altro dato che va osservato. Allora, trovare la, la convenienza credo che sia così esplicitata nella relazione allegata alla delibera che in qualche modo ci rassicura che, si, che con questa delibera noi andiamo a portare un risparmio notevole all'ente e, e, e chiaramente a tutti i cittadini. E in più nel momento in cui la Samte torna in bonus... Loro possono esplicitare un'altra volta il servizio per cui sono stati pagati e, e, e farci ritrovare risparmio rispetto alle somme che noi paghiamo ogni qualvolta andiamo a sversare. Mi sembra che le somme siano più o meno il doppio che noi paghiamo. Eh, due volte, Se non è che paghi due volte. Tu quella è una tariffa che tu devi pagare, così come è prescritta la legge. Sarebbe troppo semplice non non attivare tale procedura anche perché siamo stati soccombenti e saremo soccombenti anche per quanto riguarda il ricorso al decreto ingiuntivo gli avvocati fanno il loro mestiere quindi credo che tutte le questioni poste da ogni singolo opponente in questo momento hanno poco a che vedere con, eh, con la possibilità o meno di non addivenire a questa a questa approvazione. Io mi sento tranquillo nel votare questa delibera, lo dico anche ai miei colleghi, perché corrispondere un importo che in parte era già stato accantonato negli anni precedenti e ridare, riportare tutto nell'alveo della tariffa che noi abbiamo contestato, ma che invece viceversa dobbiamo dare. Non c'è alcun dubbio nel votare la lettera E. Questo lo dico al consigliere Sguera. Questi sono servizi, servizi dovuti. Andare a ricercare la motivazione per cui queste, questa lettera E non è stata spiegata, nei minimi partiti, ma credo che sia una questione che riguardi la non volontà di risolvere tale questione. Io lo dico e l'ho detto eh, di essere abbastanza tranquillo nel votare questa delibera. E, abbastanza, abbastanza. Eh beh, è beh chiaro dobbiamo dire abbastanza perché siamo sotto siamo sotto al cile con ecco, ognuno di noi come dire, si può trovare si può trovare in una questione diversa da quelle che possono essere le questioni giuste che ognuno di noi ci è portato a ritenerla tale perché io essendo nel giusto e essendo eh, il dovere di approvarla con grande responsabilità perché per me riguarda per me votare Votare questa delibera rappresenta diciamo, la responsabilità per cui io sono chiamato a, a, ad assolvere il ruolo di consigliere comunale, perché il consigliere comunale ha, ha il dovere di assumersi le responsabilità e credo che al netto di tutto il ruolo del, del consigliere di opposizione sia anche quello di indurre dubbi, di indurre incertezza ma da questo punto di vista noi siamo certi di quello che facciamo, almeno io lo so, insieme a tutto il mio gruppo, e credo di annunciare il voto positivo per questa delibera. Grazie. Grazie consigliere. Prego consigliere Scarinzi. Grazie presidente, il sindaco, signori assessori, colleghi consiglieri. Io uh, sarò brevissimo. Uh, il passaggio che mi preve più fare è quello che avevo fatto sia um, il consigliere Sguera sia la consigliera uh, Destasio e al, al quale io mi associo uh, sull'intervento rispetto ai tempi di consegna degli atti. Perché uh, è ovvio che il lavoro che è stato fatto in Commissione è stato un lavoro difficile, uh, con uh, documentazioni uh, diciamo da, uh, da, 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 da vedere complicate, non, non per tutti facili ad essere interpretate e capite eh, su un argomento che ha una valenza oltre che tecnica, soprattutto politica e quindi anche eh, un'attenzione mediatica. Pertanto io invito i signori assessori, il sindaco, a ehm, dare una, un input stavolta chiaro agli uffici eh, che devono fare le cose per le quali sono pagati nei tempi dovuti, perché altrimenti andiamo in difficoltà. Non è la prima volta, mi auguro che sia l'ultima. Eh, questa è l'ultima seduta di consiglio dell'anno 2022, eh, quindi ci accingiamo a iniziare un nuovo anno e mi auguro che nel nuovo anno insomma, le cose cambino. Anche insomma, il, i, gli organi che eh, deputati a rilasciare i pareri e per i quali sono pagati lo devono fare nei tempi dovuti, nei tempi diciamo, mh, di rispetto degli altri che poi devono prendere decisioni che vanno a ricadere sulle proprie responsabilità. Quindi, ehm, signori assessori, signor vice-sindaco che è presente, ti prego di farti portavoce di questa cosa presso tutti gli uffici. Ovviamente mi rivolgo ai presenti, ma non è soltanto ai presenti. Eh, per quanto riguarda invece la problematica SAMTE, della quale si è molto discusso, io mi sento di dire che sono tranquillissimo, non abbastanza tranquillo. La relazione della puntualizzazione che fece a Vincenzo Sguera è condivisibile, però è diciamo detta nella relazione che è allegata alla delibera e che ne è parte integrante, quindi da un certo punto di vista tutela, tutela, insomma, tutti, ma io credo che la, la cosa che va rimarcata su questo atto deliberativo che andiamo a votare è un obiettivo politico importante di questa amministrazione, ovvero che mettiamo in bonus la SAMTE e che quindi noi eh, diciamo riabilitiamo un servizio nostro della provincia di Benevento, che porterà, e questo lo sottolineo e credo sia l'aspetto più importante, un grosso risparmio al, per l'ente nel uh, trasferire i rifiuti e di conseguenza anche sui cittadini, perché voi sapete benissimo, me lo insegnate, che il ciclo dei rifiuti va poi a cadere interamente sui cittadini, quindi attraverso la Tari, e pertanto ci sarà in un futuro prossimo, a breve termine, anche un risparmio su, una, su, su questo tributo. Pertanto questo è l'aspetto più significativo unitamente a quello che eh, riusciremo a salvaguardare anche dei posti di lavoro nella nostra provincia e che è un altro obiettivo politico importante e pertanto in virtù di questi due obiettivi che ho appena menzionato annunciamo il nostro voto favorevole all'atto deliberativo. Grazie. Grazie consigliere Scarinzi. Ci sono sì. ulteriori interventi? Prego, segretario, procediamo con l'appello e la votazione. Chi? Li abbiamo già fatti? Ah, va bene. Prego. Va bene. Prego. Della maggior no, piacere, no, no. Il dibattito, vabbè. Ah, prego, prego, prego. Eh, Signor Fice Sindaco, sì, non si eh, prego, consigliere eh, consigliere per i eh, prego. Un so. Ma lei, è eh, ma siccome lei è un abilissimo contraddittore dialettico poi potrà sviluppare le sue teorie le sue considerazioni me, consiglieri per... prego comunque va bene non fai occupare presidente mi dica Prego. non lo so è 2004. la dichiarazione non so io non di voi l'ha già detto dichiarazione di voi Prego consigliere. Allora, presidente. presidente, cortesemente pretendo che il consigliere perifano ci dica se è una dichiarazione di voto o è una discussione. Allora no, lo ha già eventualmente, dichiarato. Però. Eventualmente ah. mi riservo di intervenire. Vabbè, ha già dichiarato che sì, un è una dichiarazione di voto. Allora, eh, sarà rispettoso dei tempi molto sinteticamente. Alcune considerazioni? Qualche considerazione di natura strettamente politica personalmente io sono convinto che l'amministrazione la, eh, abbia imboccato la strada giusta nel senso che l'obiettivo di restituire alla samate come società pubblica una funzione importante nella gestione del ciclo dei rifiuti è un eh, risultato sicuramente rilevante che dobbiamo raggiungere io sempre Pensato che ci sono tutte quante le condizioni affinché il ciclo dei rifiuti possa essere gestito in piena e perfetta autonomia, disponendo noi della discarica di Sant'Arcangelo Trimonte, di un finanziamento per la riattivazione dello STIR, cioè dell'impianto che eh, effettua la tritovagliatura dei rifiuti indifferenziati e anche di un finanziamento che dovrebbe servire a trattare l'umido. Quindi in sostanza noi abbiamo un'impiantistica di secondo livello che ci consente di garantire la chiusura del ciclo in perfetta e piena autonomia. Quindi personalmente ritengo che questa sia la strada giusta che pone anche rimedio ad una serie di errori che vi sono stati nel rapporto fra gli enti territoriali e la SAMTE, errori che non sono imputabili, io lo dico con molta sincerità, a una sola parte politica perché la vicenda della SAMTE ha registrato la responsabilità di tanti che hanno voltato le spalle a quella società pubblica in un momento di difficoltà e naturalmente siccome la vicenda si snoda a partire dal 2012 a finire al 2018-2019, è evidente che c'è stata una sottovalutazione da parte di tutto eh, il sistema politico. Eh, rispetto a questi problemi e a queste eh, considerazioni. Qui finiscono le considerazioni di carattere politico, vorrei fare qualche considerazione adesso di carattere tecnico. Io sono d'accordo con eh, il consigliere Capuano, i consiglieri di maggioranza devono votare questo deliberato perché chi rompe i cocci poi li deve rimettere insieme, perché siamo d'accordo sugli obiettivi, però la domanda che io faccio è... Qual è stata la strategia che, persi, che si è perseguita in tutti questi anni attraverso una serie di contenziosi giudiziari che a cui mi pare di capire si sono tradotti in una vera e propria caporetto dal punto di vista processuale? Perché oggi stiamo qui e riconosciamo alla Sammate tutto quello che è esattamente dovuto per la tariffa più qualcosa per gli interessi che sono maturati. Io però su questo non ho avuto nessuna indicazione. L'assessore Serluca dice: Ma noi abbiamo contestato la modalità di calcolo, ma perché cosa? Perché eh, il Tribunale amministrativo regionale da anni si è pronunciato, nel senso della dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, ha detto: Guardate, voi come Comune non potete proporre il ricorso perché non siete titolari di un interesse tutelabile davanti alla giurisdizione amministrativa e nonostante questo il comune di Benevento ha continuato puntualmente ogni anno a fare ricorsi contro la tariffa e, e dico l'utilità di questa strategia qual è stata? Siete in condizione di riferirne al consiglio comunale? Dice ma noi abbiamo intrapreso questa strada per realizzare questo risultato e quale risultato avete realizzato? Qual è stata L'utilità di questa diciamo contrapposizione che è durata anni e anni senza portare alcun frutto per il eh, Comune di Benevento e anzi esponendo il Comune di Benevento. Una serie di... Io questo non l'ho capito ancora, perché esiste una norma, non è che il Comune di Benevento sceglie di conferire i rifiuti alla Sammata, è la legge dello Stato che obbliga il Comune di Benevento a conferire i rifiuti alla Sammata. Quindi non è che c'è una eh, libera concorrenza sul mercato per cui io posso andare allo stir di Tufino piuttosto che a quello di Santa Maria Cavoeri quindi sono obbligato a servirmi della Samate la quota di competenza provinciale risponde alla stessa logica di determinazione della tariffa del servizio rifiuti a livello comunale cioè ci vuole il pareggio del, del, del costo di esercizio quindi quelli erano i costi ogni volta si è, eh, come dire fatta questa guerra santa nei confronti della determinazione della tariffa per arrivare poi nel 2022, a dicembre 2022, alla conclusione che abbiamo perso tempo, giusto? Una caporetto processuale, non ne abbiamo ricavato niente, dobbiamo restituire tutto alla Sambate fino all'ultimo centesimo di euro. Questo è il risultato. Ora, è questa la ragione per la quale certamente noi non voteremo questo eh, deliberato, perché alla base c'è una condotta politico-amministrativa totalmente dissennata e inconcludente. Dissennata perché si è scatenata una guerra fra un ente pubblico e una società pubblica, interamente pubblica, e inconcludente perché questo lunghissimo contenzioso non ha portato assolutamente a niente. Dopodiché, ehm, una notazione per l'assessore eh, eh, Serluca rispetto alle considerazioni svolte dal consigliere Sguera. Vedete, io ho enormi a differenza del consigliere Scarinzi che si dice tranquillissimo sulla procedura io qualche dubbio ce l'ho ma ce l'ho in ragione delle cose che avete detto voi perché a mio avviso andrebbe fatta una distinzione fra passività pregresse e debito fuori bilancio ci avete detto che sostanzialmente c'erano dei residui in bilancio questi residui erano vincolati a quel tipo di spese immagino no quindi che cosa significa significa che il comune aveva previsto di dover sostenere la spesa per l'erogazione del servizio ma la provvista finanziaria è risultata insufficiente allora qui non siamo di fronte a un debito fuori bilancio c'è poco da fare non si può sostenere questa cosa perché il debito fuori bilancio nasce da una procedura contrattuale in cui vi sono degli elementi di irregolarità manca la delibera a contrarre la procedura è sbagliata. In questo caso siete voi che ci state dichiarando che siamo al cospetto di una passività pregressa, perché siete voi che ci state dicendo che in bilancio era stata prevista la spesa e che questa spesa si è rivelata insufficiente. Ma quando in bilancio c'è la previsione di spese e la spesa risulta insufficiente, siamo di fronte a una passività pregressa che doveva essere risolta non attraverso la procedura del debito fuori bilancio, ma se del caso attraverso una variazione di bilancio che sarebbe stata possibile. E faccio solo una notazione, Assessore: non è che siccome abbiamo fatto ricorso al debito fuori bilancio abbiamo raggiunto una transazione conveniente, perché anche se avessimo fatto ricorso alla variazione di bilancio potevamo egualmente raggiungere una transazione conveniente alle stesse condizioni. Quindi per la verità. E poi voglio dire, è inutile che cito Corte dei Conti. ci sono valutazioni costanti di tutte le sezioni eh, eh, di controllo della Corte dei Conti che impongono questa distinzione fra passività pregressa e debito fuori bilancio. Dopodiché, una spiegazione io la vorrei sui tempi perché i revisori dei conti sono stati molto pungenti su due questioni. Uno, il ritardo. Allora io vedo che la prima fattura è eh, relativa a eh, un importo imputabile agli esiti delle sentenze del Consiglio di Stato e del Tar Napoli dell'anno 2017, il che significa che dall'anno 2017 il Comune di Benevento era assolutamente consapevole di dover far fronte a questo pagamento. È possibile che si arrivi con tanto ritardo, compromettendo naturalmente eh, la, eh, le, le, gli equilibri eh, eh, delle casse comunali e eh, consentendo che maturino interessi semplicemente a causa del ritardo che si accumula nel pagamento di importi e di somme che sono dovute. Così come, Assessore, e ritorno su una considerazione che è stata più volte... Rappresentata anche eh, dalla consigliera, dalla consigliera eh, Megna, è il problema del fondo rischi. Il problema del fondo rischi: cioè si sapeva che questo contenzioso avrebbe potuto comportare anche un esito sfavorevole per il comune, e si sapeva perché, perché la giurisprudenza amministrativa è stata sempre costante nel respingere le richieste che venivano dai comuni. È un dato risaputo, acquisito, consolidato e ciò non di meno la eh, dotazione del fondo rischi è risultata un'altra volta eh, insufficiente. Queste non sono osservazioni eh, mie, sono osservazioni che provengono dal collegio dei revisori dei conti, laddove si invita l'ente a verificare puntualmente l'adeguatezza del fondo rischi. E passività potenziali. Quindi ci sono queste questioni tecniche secondo me non risolte. Si ricorre a un debito fuori bilancio quando si trattava di affrontare una passività pregressa, c'è un punto interrogativo sul ritardo con cui si è provveduto al riconoscimento comunque di questo debito fuori bilancio, ed emerge un'altra volta l'insufficienza. Del, del fondo rischi, quindi tutte questioni anche di carattere tecnico, che a differenza dei consiglieri di maggioranza che hanno la responsabilità di mettere ovviamente la parola fine a una vicenda che è stata determinata da scelte politiche e amministrative della maggioranza. Quindi è giusto, io apprezzo. La lealtà con la quale Scarin si dice dobbiamo votare questa delibera perché, eh, lo ripeto, ci sono delle responsabilità e a queste responsabilità bisogna dare una risposta. Una sola domanda se è possibile, Assessore. È una mia curiosità personale, la tariffa che è stata applicata agli utenti Beneventani. La tariffa finale ha tenuto conto della quota. Competenza della provincia in misura integrale o ha tenuto conto della quota di competenza della provincia nella misura che il comune di Benevento riteneva debuto? Perché c'è una grandissima differenza che potrebbe aprire in tutto questo discorso una voragine enorme. Perché è evidente che, se da una parte non abbiamo pagato il servizio, consigliere, il abbiamo fatto pagare il servizio. Eh. Ai cittadini si apre una questione sulla quale bisognerà poi ritornare per i dovuti approfondimenti. Grazie consigliere. Prego consigliere Sguera. Solo sulla dichiarazione di voto ovviamente. Eh, da... Eh, sì, il voto contrario. Non ribadisce, no, ma il dubbio ulteriore adesso anche nella dichiarazione di voto. consigliere Sguera chiedo scusa sì. le, se la interrompo, chiedo scusa. Prego. Presidente, l'unica cosa adesso il consigliere Sguera ha dichiarato, ha detto dichiarazione di voto. Io vorrei capire se atteso l'intervento del consigliere Perì, siamo in, in dichiarazione di voto o siamo ancora in discussione. Perché quello del consigliere Perì che legittimamente ha rappresentato. Eh, però, Presidente, va bene, eh, cioè, allora, possiamo andare tempo. oltre. Andiamo Metto oltre. Il Prego, consigliere no, Sguera no, si attenga no. ai tempi. Non è il fatto, il sono... Presidente, buongiorno, no, uh, consigliere Sguera. No, sto parlando seriamente, cioè, voglio capire soltanto se anche per intervenire o meno, no, perché, no, perché no. se siamo in dichiarazione di voto non replico, su cioè, questa dichiarazione di voto io già ho fatto il mio intervento e Prego atturo. consigliere Sguera. L'ulteriore dubbio che mi induce si a... Che attenga ai votare... tempi due minuti, eh? Due minuti, Bene. sono partito, ho messo anche il cronometro. Il dubbio che ho è ulteriore e la dottoressa Serluca mi potrebbe dare anche spiegazione su questo, perché non si è proceduto a una variazione di bilancio in giunto a norma dell'articolo 42, salvo poi ratifica successiva da parte del Consiglio. Poteva essere adottata anche questa procedura, visto che, come ho detto in precedenza, dal mese di luglio noi sappiamo che stiamo dando incontro alla transazione, c'erano tutti i tempi e il tempo appunto, necessario per poter agire in questo modo. Variazione di bilancio in giunta, quindi la Giunta chiaramente faceva i suoi atti e successivamente il Consiglio avrebbe eventualmente ratificato questo uh, operato. Sarebbe stata anche una procedura dal mio, dal mio punto di vista corretta. Grazie. Prego Consigliere De Lorenzo. Grazie Presidente, saluto il Sindaco gli assessori e i consiglieri. Intervengo per dichiarazioni di voto. Sarò brevissimo, anche perché è già stato detto tutto. Quindi, eh, io condivido tutte le perplessità e le osservazioni poste dai consiglieri D'Estasio, Megna, Perifono e Sguera. E quindi eh, comunico il voto contrario del gruppo del Partito Democratico. Grazie, consigliere Grazie. Lorenzo. Se non ci sono, prego, consigliere Palladiano. Dichiarazioni di voto. Uh, il gruppo Noi Campani. Voterà sì, uh, facendo uh, rilevare anche questo aspetto um, della pendenza del giudizio uh, civile. Se confermato, il giudice civile. Ha uh, in effetti già liquidato nel oh, decreto ingiuntivo dammi. gli interessi moratori ex articolo 231 2002. Se uh, chiaramente confermato il decreto ingiuntivo di Sambre se, se andasse avanti uh, con, il con il giudizio civile e liquidasse uh, uh, in sentenza gli ulteriori interessi moratori, ebbene fra due anni, fra tre anni, fra un anno e mezzo oltre alle spese di registrazione di una sentenza ci sarebbero 8% all'anno perché gli interessi moratori il tasso è 231 eh, del 2002 il decreto legislativo gli interessi moratori sono 8% ogni anno su una cifra considerevole e credo che questo giudizio mh, non si, non si estingua in meno di un paio d'anni, così anche come la registrazione di una sentenza, che è il 2% sull'ammontare dell'importo, quindi siamo effettivamente a oltre 300.000 euro di ulteriore diciamo, danno all'ente. Per cui in noi campani voterà sì, tra l'altro sulle questioni contabili precedenti noi tre eh, eh, non eravamo nella scorsa consigliatura, prendiamo atto dei pareri eh, della, dei revisori dei conti, del dirigente alle finanze, del dirigente dell'ambiente, del parere espresso al dirigente del settore eh, avvocatura eh, sulla eh, mh, positività eh, della eh, transazione e sul fatto che uh, um, uh, soprattutto uh, con, mettendo in bonus la SAMTE oggi uh, uh, trasportando i rifiuti fuori provincia. Questo uh, produce, produce costi ulteriori e questo sì un danno per i contribuenti e mettendo in bonus attraverso la riapertura di Sant'Arcangelo-Trimonte, tra l'altro nella transazione c'è anche una condizione sospensiva e uh, riaprendo, uh, sperando nella riapertura dello STIR, allora a quel punto effettivamente si può uh, garantire un risparmio sulla tariffa, uh, uh, sulla Tari uh, per gli anni a venire. Grazie. Grazie consigliere. Prego consigliere Martignetti. Presidente, sindaco, signori assessori, consiglieri. Ehm, allora vorrei evidenziare due cose. La prima riguarda eh, la tempistica degli uffici e la tempistica con cui le carte, eh, voglio dire, arrivano poi all'esame dei consiglieri che devono valutarle e successivamente votarle e non posso che condividere la tempistica che non è quella che dovrebbe essere. Questo però è un aspetto prettamente burocratico, c'è cioè un aspetto politico che secondo me in uh, questo tipo di decisione non va sottaciuto. La maggioranza anche in questa occasione prenderà la responsabilità di risolvere un problema che viene da lontano. Un problema che viene da lontano e che doveva essere risolto. Gli aspetti legali, anche se eh, di lavoro faccio l'avvocato, non ritengo che eh, sebbene possano essere posti come motivazioni, possano essere le uniche motivazioni da spingere a un voto favorevole o contrario, perché altrimenti eh, mi sarei limitato a fare l'avvocato in vita mia e non anche ricoprire il ruolo di consigliere comunale. In questo momento la questione SAMTE, al di là del dato economico che noi andremo a risolvere con questa transazione, riguarda anche la vita di diversi nuclei familiari, se non mi sbaglio oltre una trentina, che in un momento del genere, nella misura in cui eh, il consesso comunale non prendesse la decisione di risolvere questa situazione, avrebbero delle forti difficoltà ad andare avanti in un momento in cui già la vita è abbastanza complicata. Va da sé che oltre questo aspetto di natura sociale c'è un eh, riflesso anche economico, perché va detto che nella misura in cui la società ritornerà in bonus avremo la possibilità di accedere a una tariffa che è sicuramente più conveniente rispetto a quella a cui oggi siamo sottoposti. Sono pochi i motivi che però per il gruppo Noi Sanniti sono più che sufficienti a esprimere un voto favorevole che di cui a poco andremo a dare. Grazie. Grazie consigliere Martini. Prego consigliera De Mercurio. Per dichiarazione di voto, il gruppo essere democratici è favorevole alla delibera proposta di votare a favore. Mi associo all'intervento dei consiglieri, noi prendiamo atto dei pareri del Collegio dei Revisori, del settore finanze, del settore ambiente dell'ente e soprattutto dell'avvocatura. Prendiamo atto del parere del segretario comunale che ne garantisce la legittimità piena dell'atto e ci assumiamo una responsabilità politica piena. Sappiamo che questo tipo di interventi, questo tipo di votazioni in aula possono essere soggetti ad uno sguardo, ad una lente di ingrandimento che mette sempre a rischio diciamo, le, la vita individuale dei consiglieri. Però la responsabilità politica per cui siamo stati eletti ci impone di prendere atto dei pareri, tutti favorevoli, e di andare incontro ad una tariffa agevolata che la SAMTE porterà a un risparmio notevole per le famiglie beneventane e non da ultimo. Non dimentichiamo che la Summit fa, mh, porta a suo carico 30 lavoratori, quindi sono 30 famiglie da diciamo, salvare anche dal punto di vista politico ed economico. Grazie. No. Eh, ci sono altre dichiarazioni? Sì, prego Sindaco. Volevo dire che mh, vedo qualche inquietudine troppo nei momenti nei quali occorrerebbe, come magari all'inizio di questo percorso di stamane, un tipo di unità di intenti che riguarda un po' tutti. Io arrivo al delta finale, approvando oggi diamo una mano alla provincia, all'intera provincia, alla città di Prevento a pagare meno i nostri cittadini. Questa è l'unica cosa. Dopodiché, rispetto alle incertezze, siccome vota anche il sindaco, io non sono l'assessore che non vota, quindi mi assumo le mie responsabilità come gli altri, non mando lo sbaraglio a nessuno. Uh, non metto in questione nessuno, mi dispiace non ci sia in questo caso ad esserci un'intesa generalizzata, perché credo che tocca tutti i cittadini, eh, non soltanto della nostra comunità, ma anche della provincia di Pirello. Peraltro sarà un percorso di questioni che qualcuno anche all'interno della sala sa avendo lavorato con Samate, cosa che io non ho fatto. E una vicenda che, insomma, dopo molto tempo ci recupera dignità sul piano giuridico, sul piano della capacità diciamo di gestire la vicenda dei rifiuti, per atti una provincia che è considerata la migliore nel sud e tra quelle migliori anche rispetto al nord per quanto riguarda la qualificazione dell'impianto dei rifiuti, della scelta dei rifiuti. Invidio quelli che intervengono sempre su tutto. Diceva Clemenceau di Poincaré, e l'invidio, che Poincaré sapeva tutto, ma niente altro. La stessa cosa vale pure qua. Ci sono alcuni che dicono di sapere sempre tutto, su ogni vicenda intervengo, io no, non ho. Ho limitatezza nel mio campo, non so il resto. Allora, una volta acquisito il parere, segretario generale, il revisore dei conti, che ringrazio, segretario di A, il resto, non so quale altro parere del ministero della pianeta Marte, evidentemente, perché non saprei altro qual è, Dopodiché le responsabilità non è solo di natura personale, sono responsabili rispetto alle persone che amministriamo. Quindi, questo è il modo con il quale compiutamente mi immaginavo che ci fosse, diciamo, al di là di sottolineature, di richiesti e aspetti che sono. Diceva intervenute anche durante il percorso della, della commissione, o altro, si votasse oggi all'unanimità, perché toccherà a tutti i cittadini. Non è un problema di maggioranza e di opposizione, questo è un problema di tutti i cittadini, ognuno ha concorso. Peraltro, la Samte non l'ho gestita io, non l'ho creata io. Ereditiamo problemi della Samte che riguardano altre gestioni, altri apparentamenti politici. Prima, quindi, se volessi fare polemica, non mi interessa, si sana la vicenda e chiuso qua. Grazie, grazie, sindaco segretario. Prego. Passiamo alla votazione. Procediamo con la votazione. Mastella Clemente. Barbieri Italo. Ecco adesso Fai collegare questo. I consiglieri collegati da remoto attivassero il video per la votazione. allora barbieri italo favorevole favorevole Antonio sì. Elipsis Luca sì. De Longis Raffaele contrario De Lorenzo Giovanni contrario De Mercurio Adele favorevole De Stasio Rosa contraria Parese Francesco Giuseppe Favorevole Fioretti Floriana Contraria Francese Mara Favorevole Giorgione Gerardo Favorevole io devo rientrare in aula d'udienza per cui abbandono la Greco Alboino Favorevole Guerra Rosario Favorevole Iannelli Loredana Favorevole Lauro Vincenzo Favorevole Martignetti Alfredo. Favorevole. Megna Giovanna. Contraria. Micheli Angelo. Contrario. Mignone Maria Carmela. Favorevole. Moretti Angelo. Contrario. Palladino Marcello. Sì. Favorevole. Panunzio Umberto. Assente. Parente Renato. Favorevole. Perifano Luigi Diego Contrario Petrone Luisa Favorevole Piccariello Antonio Sì Piccaluga Luigia Assente, Assente. Scarinzi Luigi Favorevole eh. Sguera Vincenzo Sguera Tomasciello Annalisa Favorevole Varricchio Maria Letizia Contraria Segretario dove? Tannone Giovanni sì, volevo... okay, avete da... saltato Guerra Greco, non l'avete proprio chiamato? No, no, guerra l'ho chiamato. No, e eh, non hanno risposto. No, no, no eh, ha risposto pure. Ho, Ho risposto. votato io. Allora dobbiamo solo richiamare. Devo votare di nuovo? No, no. No, non solo. Allora, ventuno favorevoli e eh, dieci contrari si deve votare l'immediata eseguibilità. Come sopra, va bene. Ok. Il, il punto è approvato. Passiamo al punto numero 2. Riconoscimento debito fuori bilancio, articolo 194,1 lettera A, del tuo scheda di rilevazione della partita debitoria numero 33. Prego l'assessore Serluca ad illustrare il punto. Eh, grazie, signor Presidente. Se possibile, vorrei, se possibile vorrei illustrare tutti i debiti fuori bilancio, Presidente. Presidente. Se possibile vorrei illustrare tutti i debiti fuori bilancio, il Consiglio lo consente, perché sono tutte sentenze esecutive. Quindi... Sono tutte lettera Se il Consiglio è d'accordo potremmo fare un'unica... Va bene? Va bene. Allora, eh, grazie signor Presidente. Si tratta di quattro eh, proposte di delibere per il Consiglio Comunale come riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A, quindi tutte sentenze esecutive. La prima, sentenza eh, riguarda una sentenza del TAR ehm, proposto quindi da una eh, signora che appunto eh, richiedeva l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla dall'amministrazione eh, resistente su un atto di diffida ehm, che riguardava ehm, presentato dalla ricorrente per la demolizione di un eh, fabbricato. Il TAR condanna il comune a ehm, pagare complessivamente 2.488,68 eh, e quindi si chiede al Consiglio di riconoscere la somma dovuta sulla base quindi, della sentenza del Tar Campania. La seconda proposta di, del, di ehm, riconoscimento del debito fuori bilancio, sempre come sentenza esecutiva riguarda anche questo una richiesta di risarcimento danni fatto appunto da una, eh, diciamo, da una, da una signora che ehm, ehm, si rivolge al giudice di pace il quale ci condanna a pagare ehm, l'importo di 559,70 eh, e quindi ehm, questo è l'importo richiesto dalla seconda delibera. Il, la terza delibera riguarda sempre una sentenza esecutiva, questa volta diciamo, dal, eh, giudice di, da, dal giudice del lavoro, in quanto una dipendente comunale eh, fa ricorso contro la graduatoria dell'Apeo. Eh, 2018. Il, ehm, la dipendente propone ricorso contro questa eh, graduatoria al giudice di, del lavoro. Il giudice del lavoro condanna il comune al pagamento della, eh, di una somma complessiva di 1.617,07 e quindi ehm, complessivamente ehm, dovuti a. Nei confronti di questa dipendente eh, a seguito della sentenza del giudice del lavoro, l'ultimo riconoscimento del debito fuori bilancio riguarda una richiesta di eh, indennità sostitutiva di ferie per cui un dipendente si rivolge anche questa volta al giudice del lavoro. Per ehm, farsi riconoscere una indennità sostitutiva di ferie non godute a seguito di eh, motivi di salute e quindi per motivi a lui non imputabili. Il giudice del lavoro, anche in questo caso, riconosce il pagamento delle somme nei confronti di questo dipendente, dipendente comprensivo della, degli interessi per 6.162,57. È bene precisare che tutte. Eh, queste proposte di delibera al Consiglio sono corredate dal parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti e ovviamente le somme sono appostate nel bilancio eh, 2022. Pertanto chiedo al Consiglio di approvare eh, questi debiti. Grazie. Grazie Assessore. Mi chiamate il segretario che non vedo, prego, prego consigliere Lorenzo. Grazie Presidente. Eh, approfitto della discussione congiunta su tutti e quattro questi punti perché eh, ho da fare alcune osservazioni che riguardano, diciamo tutti e quattro, una sorta di filo conduttore rispetto a questi quattro debiti fuori bilancio. Perché, allora, precisiamo subito una cosa, si tratta di eh, riconoscimento in base alla lettera A, quindi sentenze istitutive, su questo nulla questio, però c'è da fare una precisazione: si tratta in tutti e quattro i casi solo ed esclusivamente di spese legali, non di sorta capitale. E nel vedere le relazioni, soprattutto quella del dirigente del settore avvocatura, ci rendiamo conto come in ognuna di queste quattro proposte delibere c'è un problema relativo al perché si è generato questo debito fuori bilancio. Nella prima, quella riguardante la sentenza del TAR Campania, abbiamo che c'è un'inerzia dell'amministrazione. In quanto la ricorrente ha fatto ricorso perché non ha avuto risposta rispetto a un atto di diffida. Il comune, nel giudizio, non si è costituito, è rimasto contumace e quindi è stato condannato a pagare le spese legali. Nella seconda, quella del giudice di pace, la questione è ancora più grave perché si tratta di una transazione a cui il comune non ha ottemperato: ha prima sottoscritto una transazione e poi non ha pagato. E quindi la parte, la società, non la signora. Ha fatto il ricorso per decreto ingiuntivo e noi oggi ci troviamo a pagare le spese legali del decreto ingiuntivo. Chiudete un po' questa porta, per favore. Nella, nella terza proposta di delibera, quella riguardante una dei, dei, dei due dipendenti, non si tratta anche qui di sorta capitale, quindi della somma dovuta alla dipendente, ma dalle spese legali e dalle sostenute. E mi preme soltanto sottolineare che la somma liquidata come spese legali è superiore alla sorta capitale liquidata alla dipendente. Sì, ma nel debito fuori bilancio sono soltanto le spese legali, almeno in quella relazione dell'Avvocatura sono solo le spese legali. E non si trova, e quindi non si trova tra il parere e la proposta del liberato. Quindi c'è un altro problema. Stessa cosa per quel che riguarda l'ultimo, dove anche qui le spese legali sono superiori alla sorta capitale. Quindi, soprattutto rispetto a queste ultime due, ci viene da chiedere per qual motivo si è arrivato a un giudizio che ci costa più della somma dovuta al dipendente e che comporta quindi una maggior spesa per, uh, per l'ente. Quindi, per questi motivi, noi voteremo contro. Grazie. Ci sono altri interventi? Segretario? La consigliera Megna vuole intervenire? Era... Va bene, prego. Ci tengo, ci tengo a, presi, a precisare che il vuoi fare la dichiarazione di voto perché è chiaro che quando si tratta di eh, posse debitorie dovute, non abbiamo capito se è vero o no perché l'avvocatura non le comprende, però nella delibera ci sono. Quando si tratta di eh, posse dovute ai dipendenti, secondo me la eh, dichiarazione di voto va resa per chiarire che chiaramente e tra l'altro è lettera A, quindi non, non sarebbe possibile fare altrimenti, il voto contrario non è certo per il pagamento delle somme dovute, ma è per questo modo di fare che veramente lascia sconcertati, non so quante volte lo abbiamo stigmatizzato, non è possibile arrivare sempre a pagare spese legali tra l'altro esorbitanti e di gran lunga, in diversi casi, di gran lunga superiori alla sorte capitale. Senza capirne il motivo c'è evidentemente una responsabilità eppure non abbiamo più traccia di quella famosa eh, relazione che era stata richiesta dai revisori che puntualmente sottolineano ed evidenziano quanti soldi cacciamo fuori ogni anno per i giudizi in cui siamo soccombenti, giudizi che evidentemente non dovevano essere proprio intrapresi. Quindi solo ed esclusivamente per questo preannuncio voto contrario. Grazie. Ci Sono altri interventi? Procediamo alla votazione. Allora, votiamo. L'assessore le ha illustrate tutti e quattro. Dobbiamo fare quattro singole votazioni: 42.5. Sì, allora procediamo con la votazione. Mastella Clemente, giusto? Sì, nella prima delibera, Barbieri Italo. Capuano Antonio sì. De Luca assente. assente De Longis Raffaele Contrario Contrario De Lorenzo Giovanni Contrario De Mercurio Adele sì. Sì. Barbieri, eh. Favorevole segretario Barbieri Barbieri favorevole poi eh, Destasio Rosa. Contraria. Farese Francesco Giuseppe. Favorevole. Fioretti Floriana. Contraria. Contraria, vero? Contraria. Francese Mara. Favorevole. Giorgione Gerardo. Assente. Greco Alboino. Favorevole. Tu sei questa volta? Guerra Rosario favorevole Iannelli Loredana favorevole Lauro Vincenzo favorevole Martignetti Alfredo favorevole Megna Giovanna contrario Micheli Angelo contrario Mignone Maria Carmela favorevole Moretti Angelo contrario contrario ok Aladino Marcello sì. Panunzio Umberto assente, assente. Parente Renato sì. Perifano Luigi Diego Petrone Luisa sì. Picarello Antonio Picaluga Luigia non c'è Scarinzi sì. Sì. Sguera Vincenzo Assente. Toma Favorevole. Del Favorevole. Varricchio Maglialitizia. Contraria. Contraria. Zanone Giovanni. Favorevole. Ok. Allora. Ok. 18 favorevoli, 9 contrari. Si vota per l'immediata eseguibilità. Votiamo come sopra. Stessa votazione. Questo vale per tutti i cittadini? No. Ok. Questa è la prima. Siamo alla votazione. All'ordine eh, numero, numero 3 dell'ordine del giorno. Allora, procediamo con la votazione. Mastella Clemente Barbieri Italo. Capuano Antonio. Capuano Antonio. E Presidente però se siamo in sede di votazione sì, i consiglieri allora, stanno in aula altrimenti vola, non vola. votano eh, De Lipsis eh. Luca una questione proprio di rispetto De Lipsis Luca assente, assente. Avanti. De Longis Raffaele contrario. contrario De Lorenzo Giovanni contrario De Mercurio Adele sì Destasio Rosa. Contraria. Parese Francesco Giuseppe. Favorevole. Fioretti Floriana. Contraria. Francese Mara. Favorevole. Giorgione Gerardo. Assente. Greco Alboino. Favorevole. Guerra Rosario. Sì. Gianelli Loredana. Favorevole. Lauro Vincenzo favorevole Martignetti Alfredo sì Megna Giovanna contraria Micheli Angelo contrario Vignone Maria Carmela favorevole Moretti Angelo contrario Palladino Marcello oh, sì Panunzio sì. Umberto assente Parente Renato favorevole Perifano Luigi Diego ok Pedrone Luisa Vicarello sì. Antonio Piccaluga Luigia Assente Scarinzi Luigi sì. Sguera Vincenzo Assente Tomacello Del Favorevole. Lotto Favorevole Varricchio Malialetizia Varricchio Contraria Zanone Giovanni allora richiamiamo il sindaco Mastella ok e Capuano e Capuano e dell'Ipsis Luca non c'è ok perfetto due solo di questi e un'altra la variazione allora come sopra 18 favorevoli, 9 contrari. Si vediamo vota per l'immediata eseguibilità. Vediamo come sopra. Siete d'accordo? Procediamo con la numero 4, che è la terza: terzo debito al numero 4 dell'ordine del giorno. Mastella Clemente Barbieri Italo favorevole Capuano Antonio. Capuano Antonio. De Lipsis assente. De Longis Raffaele. Contrario. De Lorenzo Giovanni. Contrario. De Mercurio Adele. Favorevole. De Stasio Rosa. Contraria. Farese Francesco Giuseppe. Favorevole. Fioretti Floriana. Contraria. Francese Mara. Favorevole. Giorgione Gerardo assente. Greco Alboino. Sì. Guerra Rosario favorevole Iannelli Loredana favorevole Lauro Vincenzo favorevole. Martignetti Alfredo sì Megna Giovanna contrario Miceli Angelo contrario Mignone Maria Carmela favorevole Moretti Angelo contrario Palladino sì. Marcello sì Annunzio Umberto assente. Parente Renato. Favorevole Perifano Luigi Diego. Petrone Luisa. Sì. Picarello Antonio. Piccaluga Luigi, assente. Scarinzi Luigi. Sì. Squera Vincenzo, assente. Tomasello dell'oste. Sì. Squera Ok. Squera contrario. Tomasello dell'oste. Barricchio eh, Maria Letizia contraria Zanone, Giovanni allora sono e 18 a 10. Dare. 18 favorevoli, 10 contrari. Si vota per l'immediata eseguibilità. Votiamo come sopra? Come sopra, bene. Andiamo alla numero 5. Mastella Clemente. ieri siamo in votazione. Barbieri Italo. Favorevole. Capuano Antonio. Delipsis Luca assente. De Longis Raffaele. Contrario. De Lorenzo Giovanni. Contrario. De Mercurio Adele. Favorevole. De Stasio Rosa. Contraria. Parese Francesco Giuseppe. Favorevole. Fioretti Floriana. Contraria. Francese Mara. Favorevole. Giorgione Gerardo assente. Greco Alboino. Sì. Guerra Rosario. Favorevole. Giannelli Loredana. Favorevole. Lauro Vincenzo. Favorevole. Martignetti Alfredo. Sì. Pegna Giovanna. Contraria. Micheli Angelo, contrario, Mignone Maria, Moretti Angelo, contrario, Palladino Marcello, sì, Panunzio Umberto assente, parente Renato, Perifano Luigi Diego, Petrone Luisa, sì, Figarella Antonio, Piccaluga Luigia, Assente Scarinzi Luigi. Sì. Squera Vincenzo. Tommacello dell'Oste. Parricchio Maria Letizia. Contraria. Zanone Giovanni. Come sopra 18 favorevoli e 10 contrari. Si vota per l'immediata eseguibilità. Votiamo come sopra? Va bene. L'ultima allora, l'ultima, no, la variazione di bilancio. Ah, variazione di bilancio Passiamo sì. al punto numero 6. Consiglieri, vi prego di accomodarvi, il consiglio prosegue dopo la votazione. Variazione di bilancio. Scusami. Ah. Variazione di bilancio di previsione finanziaria 2022-2024 adottata ai sensi dell'articolo 175. Comma 3 lettera A del Tuel. Le prego l'assessore Sir Luca. Grazie. Grazie signor Presidente. Questa delibera che si propone al Consiglio Comunale riguarda una variazione di bilancio che ai sensi dell'articolo 175,3 lettera A prevede la possibilità di variare il bilancio di previsione fino al 31 dicembre di ciascun anno per l'istituzione di tipologie di entrata a, desti a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa. La eh, Commissione Arconet a questo proposito ha esplicitato che per le risorse del PNRR e del PNC, il Piano Nazionale Complementare, trattandosi di entrate vincolate, gli enti possono variare fino al 31 dicembre il bilancio di previsione. Con questa variazione di bilancio, infatti, andiamo ad adeguare gli stanziamenti di bilancio per, aver, ehm, per essere risultati come comuni assegnatari dell'incremento del 10%. Per quanto riguarda la seguente opera, lavori di adeguamento sismico e igienico funzionale, abbattimento delle barriere architettoniche della scuola Greta Rossa, che ci vede un modo di fare. destinatari di un finanziamento per l'opera iniziale di 647,280,47, con questa variazione di bilancio incrementiamo l'opera del 10% di 64.728,04. Siamo stati destinatari inoltre di un contributo del 20% e quindi andiamo a variare il bilancio in questo senso. Per quanto riguarda l'intervento del PNRR, e che riguarda l'impianto polimavente di via Sandro Pertini. La cui opera era stata finanziata per 2 milioni e 2 aggiungiamo il 20% di cui siamo stati destinatari, di 440.000, e portiamo quindi il totale dell'opera a 2 milioni 640. ,000. La stessa adeguamento del 20% riguarda l'impianto sportivo eh, a servizio dell'area di Capodimonte, la cui opera era stata finanziata per 300.000, aggiungiamo il 20% di 60.000. L'ente, inoltre, è risultato beneficiario di un ulteriore finanziamento da parte della Regione Campania, volto a compensare l'incremento dei prezzi che riguarda l'efficientamento energetico e riqualificazione della eh, casa comunale per gli uffici in via del Pomerio. L'opera quindi si incrementa di 260.000 euro per un totale di 1.952.000. Ultima variazione riguarda sempre opere a valere sui fondi del PNRR, sono lavori di riqualificazione dell'immobile denominato Ex Orsonine. E mercato commestibile Galleria Manies. E abbiamo semplicemente spostato 2 mila dalla competenza 2022 al bilancio 2023. Con eh, questa queste, sono le variazioni che si propone al Consiglio di deliberare. Grazie. Grazie, Assessore Serluca. Ci sono interventi? Procediamo alla votazione. Prego segretario, procediamo. Allora procediamo con la votazione. Mastella Clemente. Eh, sta Barbieri Italo. Favorevole. Capuano Antonio De Lipsis Luca. Assente. De Longis Raffaele. Assente. De Lorenzo Giovanni. Contrario. De Mercurio Adele Favorevole Destasio Rosa Contraria Paresi Francesco Giuseppe Favorevole Fioretti Floriana Contraria Francese Mara Favorevole Giorgione Gerardo Greco Alboino Sì Guerra Rosario Favorevole Iannelli Loredana Favorevole Lauro Vincenzo. Favorevole. Martignetti Alfredo. Favorevole. Megna Giovanna. Contraria. miceli Angelo. ieri siamo ancora in votazione. Un secondo Fignone, soltanto. Maria Favorevole. Moretti Angelo. Contrario. Contrario. Alladino, Marcello. Sì. sì. Anunzio Umberto. Assente. Parente Renato. Favorevole. Perifano Luigi Diego. Petrone Luisa. Sì. Picariella Antonio. Sì. Picaluga Luigia. Scarinzi Luigi. Sì. Sguera Vincenzo. Sì. Guerra. Ok. Tomascello dell'Osta. Varricchio Maria Letizia contraria Zanone Giovanni Zanone si sì, deve ricordare il sindaco Sì. ok basta così 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 favorevoli e 8 contrari si vota per l'immediata eseguibilità Votiamo come sopra? Come sopra, bene. Con l'ultimo punto all'ordine del giorno, il consiglio è sciolto. Buon anno a tutti. Buon anno a tutti. Buon anno. Grazie.